God Save the Wine, siamo in autunno, fa anche un po' fresco stasera, siamo qui a Panzano, l'autunno si sta bene, magari chiuso in casa, un po' frescolino e si ha col camino acceso, un bel piatto di carne, un gran pezzo in forno, si va in cantina, che bottiglia prendiamo? Io prenderei tranquillamente un'ottima riserva annata 2012. È un'annata un po' particolare, è un'annata in cui bisognava, si è dovuto un po' patire, giusto o sbaglio? Esatto. Esatto, però ha dato dei frutti in cantina che sono stati impressionanti, sono prodotti che veramente colpiscono, sarà forse il piccolo quantitativo di Cabernet che ha aiutato il Sangiovese a mantenere, a esplodere la sua bontà e correggere quei piccoli difetti che nel 2012 aveva il Sangiovese sicuramente. Fatto sta l'affinamento in legno che ha fatto circa 18 mesi di affinamento in legno, un anno in bottiglia, da tutta una serie di rotondità che spesso e volentieri mancano. Però in realtà vedete un carattere un po' particolare, però si sente bella comunque l'energia di Panzano, l'allegria del Sangiovese, questo tocco di Cabernet che lo ingentilisce un po', ma lo rende, guarda, in questo momento prima lo assaggiavo un po' distrattamente e ci sono ritornato col naso, che effettivamente è particolare, in bocca c'è questo tannino bello piccante che stuzzica senza ferire e che fa, guarda, anche da solo, senza formaggio, senza cinghiale, va volentieri a riservirmelo. Effettivamente è un'annata interpretata molto bene, è una di quelle annate in cui si dice, è vero, Sangiovese, ma in alcune annate quel tocco di uva che non è Sangiovese permette di avere un prodotto che si fa ricordare invece di avere un prodotto, diciamo, solo buono, ecco, esatto. Diciamo, quello è inevitabile. Poi, visto si parlava di Cabernet, no? Se invece io il Cabernet invece vendemmiarlo a settembre lo lascio lì, che cosa ci posso fare? Metti caso me ne dimentico. È successo nell'annata 2006 un episodio del genere, dove io ho lasciato per scelta Merlot e Cabernet in vigna, ho provato a fare un taglio bordolese vinificato in bianco su una vendemmia tardiva per vedere che cosa usciva fuori. Questo è successo nell'annata 2006, oggi siamo nel 2015 e abbiamo creato questo prodotto. Questo è Dolce Amore, è un prodotto che nasce da un... da questo blend, da questo abbinamento di Merlot e Cabernet vinificati a novembre dopo un bel attacco di botritis, quindi ha un aroma molto particolare, è stato portato in cantina, strizzato, messo in acciaio e dimenticato. Questo era un vino che non riusciva a rispondere ai miei standard qualitativi fino a 5-6 mesi fa. Di punto in bianco è esploso e ha tirato fuori questo aroma al naso molto interessante. C'ha queste note di mallo di noce, di castagno, di fico secco, ma non solo, c'ha questa nota di confettura di mirtillo, di agrumi, d'arancio candito, che non si trova spesso nei passiti, quindi è... diciamo, è un passito un po' su generis, perché... Un passito che ci verrebbe quasi da bere più su piatti salati, non su, esatto, dolci, perché effettivamente c'ha poco residuo zuccherino. Dolcezza al naso, ma quando uno lo mette in bocca, per la dolcezza che è nel naso sparisce, rimane tutta quanta in bocca. E viene fuori, come dire, il carattere Cabernet Merlot ritorna, esatto, fuori. Effettivamente ora non so se riuscirai a rifarlo. Ci proverò sicuramente. Però questa volta sei riuscito bene, bravo. Grazie.